La RAI, Radio Televisione Italiana, sede regionale per la Sicilia, presenta La cultura e i suoi luoghi, l'intellettuale al caffè, incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo. Un programma di Loredana Caciccia e Sergio Palumbo. Buon pomeriggio da Loredana Caciccia e Sergio Palumbo. Per il terzo anno consecutivo, RAI Sicilia propone la cultura e i suoi luoghi. In questa nuova serie continuiamo il nostro incontro con poeti e scrittori siciliani e con intellettuali e artisti non siciliani messi a confronto in modo da avere un'interessante rassegna di opinioni e di giudizi sulla Sicilia e la cultura isolana. Ogni trasmissione prevede una conversazione con l'autore, testimonianze, interventi critici e letture di testi. La prima puntata dell'Intellettuale al Caffè è dedicata a Leonardo Sciascia. Vuole essere un piccolo omaggio all'illustre scrittore siciliano scomparso 2 anni fa. Ora, anche se Sciascia non è fisicamente vivo, continua ad esserlo nelle nostre coscienze. Io direi che il ruolo, così genericamente parlando, dell'intellettuale è sempre quello di stare all'opposizione. Comunque non assegnerei all'intellettuale ruoli particolari, perché sennò saremmo a forme di fascismo, di stalinismo. L'intellettuale faccia quello che vuole, insomma. A un certo punto si scoprirà che facendo quello che vuole è stato più impegnato di colui che predispone il suo impegno. Uno scrive e poi i giudizi spettano agli altri. E allora bisogna lasciare anche agli altri la libertà del consenso, del dissenso, delle definizioni. Uno scrittore non dovrebbe mai intervenire a correggere interpretazioni. L'insularità è un fatto. Gli uomini che vivono sulle isole sono un po' diversi di quelli che vivono, come diceva il mio amico Zancanaro, in terraferma. E la Sicilia ha avuto una stagione, direi, che non accenna a finire. Dall'unità ad oggi la letteratura italiana è in gran parte siciliana. Il dialetto tende a scomparire, su questo non c'è dubbio, ma d'altra parte voler conservare quello che deve morire è un'operazione un po' necrofila. Quindi se il dialetto deve morire, lasciamolo morire. Vuol dire che sarà studiato nelle università, conosciuto da pochi, insomma, però insorgeranno altri dialetti, altre forme di dialetto. Il destino del dialetto siciliano è quello della fine, e non solo del dialetto siciliano, io dico della lingua italiana. Sono lingue di piccole patrie che, ahimè, sono fatalmente destinate a scomparire, ad essere sopraffatte da altre lingue economicamente molto più potenti, ad essere inglobate in una sorta di esperanto astorico e insonoro. Un linguaggio di plastica, un linguaggio senza radici, un linguaggio senza filologia. Sembra il destino di oggi. Io adesso non voglio dare un giudizio moralistico, ma dico che è questa la grande novità della nostra epoca, cioè la sparizione delle piccole culture, la sparizione delle piccole patrie e quindi la sparizione dei piccoli linguaggi. È successo nella storia tante volte, forse succederà ancora. Più che il destino del siciliano, mi preoccupa anche il destino dell'italiano. Quando si nasce in un'isola come la Sicilia, sono tanti i segni culturali che ci portiamo appresso sin dalla nascita, che il discorso parte sempre da lì, insomma, incominciare dalla lingua, alla storia, al modo d'essere siciliano, che è un modo d'essere particolare. Adesso questo senza mitizzazione e senza nessun compiacimento. Siamo o eravamo sino a ieri diversi, e Moravia ha fatto questo sillogismo. A una infelicità sociale corrisponde una felicità di tipo letterario, quantomeno narrativo. Se questo è il prezzo che bisogna pagare, veramente io preferirei, per conto mio, avere una felicità sociale più che avere una felicità letteraria. Bisognerebbe capire perché la Sicilia è così ricca letterariamente e è così infelice socialmente. La nostra esistenza quotidiana è una specie di scommessa e di illusione. Noi parliamo, stiamo giocando all'intervista in questo momento, sempre per ingannare la morte, per credere che la morte non esista, come se fossimo immortali, come se questa intervista dovesse poi rallegrare me che la do e lei che la riceve per una serie ininterrotta di anni. Invece saranno, non so, uno o due o non so quanti, mi auguro un pochino di più per me, ma insomma non sarà passato un secolo e tutto questo naturalmente sarà voce vuota che si perde qui in un nastro o altro, eccetera. Insomma, è inutile fare il calcolo, lei è siciliano come sì. Me, quindi
possiamo sommare insieme le nostre visioni di, così, di questo, questa nientificazione dell'essere, dei sentimenti, della vita e dei valori, per trovarci però poi di nuovo a ricostruirli. Tempo, memoria e morte, ecco, la memoria come serbatoio e possibilità di recupero, in fondo come arma, unica arma che ci può aiutare nel tentativo di risuscitare in qualche modo il passato, perché noi moriamo istante per istante, perché solo la memoria in qualche modo conserva questa possibilità, quella che io chiamo il bis, la possibilità di rivivere. Ritengo che ognuno di noi vive in quanto ricorda. Il nostro essere è nient'altro che coincidente con la quantità della nostra memoria. La scrittura non è altro che memoria, anche quando è invenzione, perché io credo che in fondo i miei libri sembrano ricordi, ma in realtà sono fiabe. Il dialetto e tutti i dialetti nel mondo sono poesia, non soltanto il dialetto siciliano, ma anche quello veneto, quello romano. I dialetti in questo momento vanno indietro, ma verrà un momento che si avanzeranno, sboccheranno. Così è stato in Russia, del resto, anche nel periodo staliniano. Stalin ha abolito il russo in tutte le province. I giornali si pubblicavano in armeno, in turco. Questo va a favore di Stalin, che io odio terribilmente, perché quando ho saputo chi era Stalin e che cosa aveva fatto Stalin, ho detto che lo stalinismo è peggio del fascismo. In Italia ancora non c'è libertà assoluta, nel sud c'è la mafia, anche nel nord. Però c'è buona speranza, che le portano i giovani. Per i vecchi non c'è niente da fare, votano ancora mafia. Soffro e so che non c'è speranza. Non c'è speranza immediata. Ora l'intellettuale è distratto da tante cose, da tante preoccupazioni, anche di carattere economico. L'importante è non perdere la serenità, la tranquillità di giudicare e di vedere le cose. Questo è importante. Debuttito personalmente, io posso dire che guardo il futuro. Non il futuro di 10 secoli a venire. Arrivo a capire appena il futuro che avremo tra 10 anni, 15 anni, 15 anni. Buono. Poi non lo so, che cosa succederà non lo so. Io sono ateo, che ero al fronte. Ero ateo ma non riuscivo a liberarmi. Liberarsi dalla fede religiosa è una cosa così difficile, ragazzi, che non me l'immaginate. Quando voi altri siete convinti che Dio non esiste, cercate di toglierlo, di levarlo dal cervello, non ci riuscite. La vicinanza di Pierpaolo Pasolini mi ha liberato. C'era questa lotta interna, che io ero ateo, non riuscivo a liberare. Ma cosa vuole fare per i suoi prossimi 90 anni? Per i prossimi 90 anni io continuo a scrivere tranquillamente, la morte non ci penso, mi fa impressione. Verrà la morte, sarà un giorno bellissimo. Sì, tranquillamente, perché ho goduto la vita. E la vita non potevo goderla se non c'era l'amore, è chiaro. Chiudiamo la puntata dell'Intellettuale al Caffè, dedicata a Ignazio Buttitta, con la voce del poeta. Ascolteremo infatti uno dei suoi più famosi componimenti, Cunciavo Signori, dedicato al suo immaginario, ma forse agognato, incontro con Gesù Cristo. Cunciavo Signore, Cunciavo Signore passata, e ci disse, non t'affronte a camminare scauso. Era stanco, l'ossa arrosecate da camola, a tonaca sfardata, a vucca sicca, e cercava acqua. Faceva pietà a vedirlo, ma pensando, chiedo che ne fece, può piacere di mettere in omono e vedere a rubare, odiare, assecutare i denari e godere du male e dell'auce. Vi dico la verità, non mi spuntò una lacrima. E faceva impressione. Un picciotto di 103 anni, bello, gavuto, ossuto, e l'occhio d'ova di palumba, figliate in tapaglia. Faceva impressione da tagliatura d'uomo che traseva in tuo cuore, cuvento duciato in tuo cuore, come lingua d'agnello in ta minna da macio. Ma pensando che ne feci, fu piacere di vedere ne sceppare l'occhio uno con l'altro, scorciare uno con l'altro, ammazzarne e cantare bannere di vittoria dei panzi di morte. Vi dico la verità, non mi spuntò una lacrima. Ci disse solo, meglio se non nasceve, non scendeva in terra e non muoveva a croce.
Non ci fossimo niente, ci disse. Né pampini e né ciuri. E manco carne punciuta di lapi e manciata di vermi. Fossimo niente. Neghi senza tempesta e senza tuoni e lampi in tuo cielo e terremoto in terra. Niente. Era stanco. Mi guardava e chiangia come un innocente cacciano o patibbo. Abbiamo trasmesso La cultura e i suoi luoghi, L'intellettuale al caffè, incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo. Un programma di Loredana Caciccia e Sergio Palumbo.